Ciao a tutti, da qualche giorno sto facendo il digiuno intermittente, che si tratta di una pratica alimentare che prevede una parte della giornata di digiuno e una seconda parte di dove è possibile alimentarsi. E io sto facendo un digiuno chiamato 16-8, che prevede 16 ore di digiuno e 8 ore in cui mi posso alimentare per raggiungere il numero di calorie, il mio numero di calorie necessarie. E non si tratta di una dieta, di una dieta ipocalorica, ma si tratta di un vero e proprio protocollo che appunto prevede una grande fetta della giornata dove non ci si alimenta, di digiuno appunto, e per poi recuperare nelle restanti ore. E non è una dieta ipocalorica perché in queste 8 ore è possibile reintrodurre tutte le calorie, tutti i cibi di cui si ha bisogno, di solito in due pasti o uno spuntino. Io ho suddiviso il mio periodo di alimentazione dalle 13 alle 21, che in base a quelli che sono i miei orari di lavoro, i miei impegni, questo orario è quello che è il più congeniale per me, però ognuno lo può impostare come preferisce, dalle 12 alle 20, dalle 11 alle 19 e via dicendo. E diciamo che io sto trovando un po' di difficoltà nel riuscire a introdurre tutte le calorie di cui ho bisogno in due soli pasti senza distribuirle in tutta la giornata. Io ho un TDE di circa 4.000 calorie al giorno. E ora sono in ipocalorica, quindi non vado ad assumere 4.000 calorie, ma sto all'incirca sulle 2.000-2.500. Diciamo, definisco le calorie di cui ho bisogno in base agli allenamenti che devo fare. E comunque, assumere 1.000 calorie a pasto è impegnativo, soprattutto alla sera, perché ci si sente pesanti e alla mattina ci si sente ancora un po' il cibo sullo stomaco. Infatti, l'allenamento della mattina non risente assolutamente del digiuno notturno. Le scorte di nutrienti e di glicogeno sono belle piene, quindi sì, è un allenamento a digiuno quello che faccio, però assolutamente non lo soffro dal punto di vista energetico. Quali sono i benefici di questo protocollo? Allora, principalmente sono due. Il primo è che permette di regolare la quantità di cibo che si mangia durante il giorno. Io lo dico sempre che ho un problema con il cibo. Come vedo cibo, faccio fatica a resistere. Quindi ci sono dei giorni che mangio continuamente, stupidaggini, ma mangio continuamente. E questo crea un problema perché mantiene comunque sempre alta la glicemia, ho un continuo appetito, non riesco a sfruttare bene il metabolismo degli acidi grassi perché ho sempre la glicemia pronta a partire e no, sempre la glicemia che si alza proprio a causa
degli alimenti dolci, degli snack e tutte le schifezze che trovo nella macchinetta. E questo a lungo andare non è per nulla salutare. E perché mi alimento così? Perché l'alimentazione compulsiva, se così la vogliamo chiamare, è dovuta a tanti fattori. In primis per me è la noia, poi un altro fattore è lo stress. Stress, quando si è stressati, quando si è annoiati, il cervello cerca comunque di trovare un qualcosa per tenersi attivo, per trovare uno sfogo, uno svago. E cosa c'è di meglio dello zucchero per attivare i neuroni? E di zucchero negli snack delle macchinette ce n'è sempre tanto. E poi la sete, che è un altro di quei fattori che sembra sciocco, ma spesso la voglia di mangiare qualcosa deriva anche dalla voglia di bere, e solo che il nostro cervello sempre ci fa questi giochetti che non ci fa indirizzare bene quello che è il reale bisogno. Quindi, come prima cosa, questo protocollo permette di regolarci con quello che si mangia. Se sai che da una certa ora a una certa ora non devi mangiare, riesci anche a stare alla larga da cracker, biscotti, cioccolata, dolciumi, proteine con al cioccolato e via dicendo. L'altra cosa è che non mangiando, quindi tenendo bassi i livelli di glicemia nel sangue e non attivando quindi l'ormone dell'insulina, si ha un maggior ossidazione dei grassi, quella che si chiama in gergo la beta ossidazione degli acidi grassi, ossia i nostri mitocondri, il nostro sistema energetico è libero di utilizzare gli acidi grassi per la produzione di energia, e questo porta due benefici. Il primo è che non si accumulano acidi grassi e quindi trigliceridi e quindi grasso nel corpo, e quindi si favorisce il dimagrimento. Due, si aumenta anche la capacità del nostro corpo a ossidare questi acidi grassi. Ci sono degli enzimi che appunto permettono di sciogliere i trigliceridi, le nostre riserve di grasso, in molecole più semplici, gli acidi grassi che possono essere poi utilizzati dalle cellule a scopo energetico. E un allenamento che si lega molto a questo sistema è l'allenamento lipidico, ossia l'allenamento a digiuno a bassa intensità, che permette appunto di aumentare la potenza lipidica, quindi anche in gara nell'ultra endurance. Questa è una capacità molto importante, perché permette di sfruttare le riserve pressoché infinite di energia del nostro corpo, che è il grasso. Quindi questi due benefici principali permettono appunto a questo protocollo di ritenersi di essere efficace, proprio per dare una regola in più al nostro cibarci, al cibarsi, e dà la possibilità anche di poter migliorare la nostra composizione corporea e allo stesso tempo sfruttare al meglio gli acidi grassi a livello energetico. Inoltre il digiuno, stando agli studi così che ho letto, attiva diversi ormoni,
che permettono sia di migliorare ancora di più il dimagrimento, sia migliorare la concentrazione. Anche perché questo digiuno intermittente è stato codificato, adesso non mi ricordo come si chiama il medico, che è un neurologo, e che ha scoperto appunto che il digiuno favorisce il funzionamento dei neuroni, adesso non mi ricordo per quale strano meccanismo, quindi favorisce la concentrazione, favorisce la reattività intellettiva e via dicendo. Inoltre stimola la produzione di catecolamine, questo nome è strano, che sta a indicare l'adrenalina, noradrenalina, che sono ormoni eccitanti che da un lato ci tengono più attivi, dall'altro di conseguenza permettono di bruciare più energia. L'energia che abbiamo nel corpo durante il digiuno sono gli acidi grassi, quindi migliora il dimagrimento e la composizione corporea. E che altro? Sì, questo allora non è una pratica semplice per i primi giorni, almeno io non è molto che sto facendo questo, che sto utilizzando questo protocollo. E quello che noto è che verso le 11 del mattino, quindi quando mancano circa due ore al termine del mio periodo di digiuno, inizio ad avvertire la fame, inizio a sentire proprio lo svuotamento gastrico, lo svuotamento dello stomaco, lo svuotamento del cibo dal mio sistema digerente, sento e inizio ad avvertire fame. Non è mancanza di forze, perché le forze ci sono, nonostante gli allenamenti intensi che magari faccio durante la mattina ancora nella fase di digiuno, arrivo all'ora di pranzo che non sono affaticato, non sono spossato. Quello che sto notando è inizio a sentire un po' come se si abbassasse la temperatura. Questo è indubbiamente dovuto al calo energetico, e cosa che sopperisco, che vado a sopperire alzandomi dalla sedia, facendomi un po' di giri su e giù dalle scale, andandomi a prendere un caffè o una tisana, perché comunque nel periodo di digiuno è consentito, comunque è consentito, sembra una parola così strana, è possibile bere caffè, è possibile bere tisane, perché comunque hanno un quantitativo di calorie irrisorio, cosa che non fa alzare né, ovviamente senza zucchero, perché altrimenti andiamo ad alzare la glicemia e andiamo a interrompere il digiuno. Il caffè tra l'altro aiuta, essendo un eccitante, aiuta a riattivare il metabolismo, facilita ancora di più il dimagrimento, rimette in moto un po' le cellule, e questo aiuta, ecco, a rimanere attivi, perché durante il digiuno che succede, il nostro corpo sa che ha poche risorse energetiche da cui attingere, quindi cerca di consumare meno. Mi raccomando, ecco, quando siete in fase di digiuno, nella fase di veglia, perché di solito il digiuno si inizia la sera, così almeno c'è la possibilità di sfruttare delle 8 ore di sonno. Nella fase di veglia cercate di continuare a muovervi, di non rimanere bloccati sulla sedia perché per noia o per altro, cercate di sfruttare al pieno questo periodo di digiuno, senza andare in completo letargo, ecco.
Quindi, che altro dire? Mi sembra che sia appunto una pratica interessante. Io mi sto allenando anche abbastanza intensamente alla mattina, senza fare la colazione. Oggi, ho fatto 20 km a ritmo lento, stando comunque tra i 75 e l'80-82% della frequenza cardiaca massima, senza assolutamente senza problemi, prolungando il mio digiuno a 18 ore. Verso la fine ho iniziato a sentire un po' di stanchezza, ma probabilmente anche perché la strada che ho fatto andava in salita, quindi probabilmente il senso di fatica e il battito che si alzava era più dovuto alla pendenza che aumentava rispetto al calo energetico. E niente, io vorrei provare a mantenere questo tipo di protocollo per 30 giorni e vedere come reagisce il mio corpo in base anche al mio allenamento. Perché un'altra cosa importante da fare nel digiuno intermittente per chi fa sport ad alta intensità, comunque chi fa sport come me, ultra endurance, e vive lo sport a 360 gradi, e cercare di avere un'alimentazione abbastanza accurata sia dal punto di vista di carboidrati, grassi e proteine. Non fate l'errore di eliminare i carboidrati perché avete sentito che il digiuno intermittente permette di attivare la chetosi, quindi preferite fare un allenamento un'alimentazione basata sui grassi, perché poi vi ritrovate senza energia e non riuscite a allenarvi, perché o fate solamente allenamenti tipo cardio LIS, oppure se andate a fare allenamenti HIIT, allenamenti per la VO2 Max, allenamenti di forza e via dicendo, lì lavorate il sistema anaerobico e poi non vi trovate il glicogeno che vi permette di spingere e fare un allenamento ottimale. Quindi cercate di curare bene l'alimentazione nel periodo in cui è consentito mangiare. Questa parola consentita un po' è brutta, però non me ne viene un'altra, in modo che sia in linea con il vostro fabbisogno energetico. Se fate sport di potenza, o comunque se nel vostro allenamento sono richieste, vi sono dei giorni di potenza, ad alta intensità e anche di forza, non dimenticate assolutamente i carboidrati, perché altrimenti il vostro allenamento non sarà performante, risulterà inefficace. I giorni in cui avete magari fondo lento o allenamenti a bassa intensità, magari potete anche mantenere un livello di carboidrati più basso, poi dipende anche sempre da come risponde il vostro corpo. Tra l'altro, ho visto che ci sono alcuni studi che hanno evidenziato che questo digiuno intermittente ha delle eccezioni, nel senso che è stato verificato che non in tutti ha un effetto sulla glicemia. Quindi su alcune persone, su alcuni individui, la glicemia comunque rimane alta, l'insulina quindi rimane attiva, e non si hanno tutti quei benefici di cui parlavo all'inizio sulla potenza lipidica, ossidazione degli ossidi grassi e via dicendo. Mi sono promesso di prendermi un misuratore di glicemia per vedere
effettivamente i miei valori, ho già preso tutte le mie misure di pliche, peso, misure varie per vedere da qui a un mese gli effetti di questa pratica e vedrò, ecco, cosa verrà fuori e vi aggiornerò. Ciao, buona serata a tutti.